stagione dell'arrampicata è iniziata sulla Aconcagua, la montagna più alta delle Americhe, con i suoi 6.962 metri. Ma è stato un inizio impegnativo, segnato da incidenti. Questa stagione ha visto un insolito aumento degli alpinisti sulla Aconcagua. Tuttavia le condizioni meteorologiche sono state persistentemente rigide, fornendo solo finestre fugaci per salite sicure. Andrew Minev, 30 anni, è morto tragicamente nella sua tenda al campo base, situata a 4.200 metri sul livello del mare. Le prime ore, quando la guida della squadra cominciò a svegliare i membri, fu fatta la triste scoperta del corpo. Ciò che ha confuso tutti è che Andrew non aveva mostrato alcun segno di problemi di salute la notte precedente. La causa resta avvolta nel mistero. Il 30 dicembre un altro alpinista, Raul Alexander Tartera, anche lui trentenne e originario degli Stati Uniti, è morto mentre scendeva dopo aver scalato con successo la vetta. Si è ammalato vicino alla cueva, a 6.300 metri. Nonostante gli sforzi, le condizioni di Raul peggiorarono rapidamente, portandolo alla morte. Nonostante per alcuni sia una montagna, tra virgolette, non a livello di un Himalaya e con poca neve, la Aconcagua rimane una montagna temibile di quasi 7.000 metri di altezza.